Siamo a Pavia, al centro Ascolto la Vita, altrimenti detto CAV, e siamo in compagnia di Laura Boiocchi, una volontaria. Loro si occupano principalmente di aiutare le giovani ragazze madri e il loro lavoro è fatto principalmente di rapporti umani, quindi di contatti anche umani, di incontri vis-à-vis. Chiediamo in questo periodo di pandemia come sono riusciti a portare avanti il loro impegno. Nonostante appunto il periodo pesante che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo, il Centro Aiuto alla Vita è sempre stato presente nei confronti dei bisogni delle ragazze, ma anche delle famiglie che si sono trovate in un momento di difficoltà per sostenere e fronteggiare la gravidanza. Chiaramente abbiamo dovuto, mentre prima era libero accesso l'utenza al nostro centro, ora vediamo le ragazze chiaramente su appuntamento adottando tutte le misure precauzionali per fronteggiare la pandemia. E quindi cioè, sicuramente ha rallentato il nostro servizio perché chiaramente non potevamo essere presenti come prima, però ci siamo sempre e cerchiamo sempre di portare avanti la nostra missione, insomma. Un appello ai cittadini, ancora vi possono servire beni di prima necessità, quali culle, passeggini, pannolini? Noi sicuramente fronteggiamo questa emergenza e anche chiediamo ai cittadini che sono in possesso di tutte le attrezzature, quindi carrozzine, soprattutto carrozzine e lettini, di aiutarci per far fronte alle richieste comunque sempre maggiori, perché chiaramente le donne che si rivolgono a noi sono sempre più in difficoltà economica, anche per fronteggiare appunto la gravidanza e il momento successivo di crescita del bambino.